Allora, sustainability è nato da un senso, da una parte di urgenza di fronte al fenomeno del cambiamento climatico e dell'insostenibilità un po' della realtà in cui viviamo. E dall'altra parte, però, da una forte voglia di fare la nostra parte come studenti. Infatti, sustainability è composto da studenti universitari e appunto è nata da questa combinazione, da una parte l'urgenza e dall'altra parte la volontà di fare. E la volontà di fare da ora, senza aspettare di mettere in pratica determinate azioni nel lavoro che magari andremo a fare, ma di cominciare ad agire nella realtà in cui viviamo quotidianamente, che è l'università. Erano sensazioni che un po' di nicchia si erano sviluppate più o meno in ciascuno di quelli che poi saranno i componenti del nostro gruppo. E Marta ha fatto un po' da collante, ci ha fatto incontrare e abbiamo iniziato a incontrarci, a confrontarci su quelle che erano le nostre sensazioni e quelle che ritenevamo le cose più urgenti da fare e da concretizzare. E a quel punto è nato quello che sarà il progetto principale che ha vissuto quest'anno Sustainability, che è stato questo ciclo di 7 conferenze in cui abbiamo esplorato diversi temi, il cibo, i rifiuti e la mobilità, e abbiamo cercato di informarci il più possibile su questi temi, capire esattamente quali sono le problematiche e come funzionano, quali sono le possibili soluzioni che esistono, e però di affiancare a questi momenti teorici di informazione anche dei momenti in cui vedere proprio dei dati, vedere delle statistiche e capire quali erano le azioni pratiche che ognuno di noi o la collettività poteva compiere per dare il suo contributo e per muoversi per venire incontro a queste problematiche che indiscutibilmente ci sono. Infatti il nostro obiettivo era proprio l'azione, perché di fatto anche adesso si parla di sostenibilità, ma la percezione che sentiamo tuttora, in realtà per fortuna sempre un po' meno, è che si parla spesso a livello astratto, quando in realtà sostenibilità è spesso scelte concrete e quotidiane. E quindi con questo focus ci siamo però resi anche conto che ci serviva anche conoscere di più per agire in maniera più consapevole. E questo appunto ci ha permesso, come diceva Leonardo, di strutturare proprio per ognuno dei temi che abbiamo scelto, che quindi erano rifiuti, cibo e mobilità, dei momenti diversi che ci permettessero da una parte di acquisire nuove informazioni e che orientassero la nostra azione e poi concretamente come farlo a Padova, dove viviamo. Quindi non a livello astratto, suggerimenti che si leggono su internet, ma magari partendo da quelli, cercando di calarli nella realtà dove viviamo per facilitarci proprio l'azione. Uno dei punti chiave del nostro gruppo è appunto quello di fare rete. Grazie all'organizzazione di questi incontri abbiamo avuto la possibilità di conoscere un sacco di persone, sia di ragazzi che come noi condividevano un po' i nostri interessi, condividevano i nostri sentimenti. Alcuni sono entrati a far parte del nostro gruppo, alcuni sono stati solo di passaggio, ma comunque abbiamo avuto la possibilità di conoscere un sacco di persone, di sentire un sacco di opinioni diverse e comunque di condividere un sacco di conoscenze diverse. Allo stesso tempo abbiamo potuto conoscere anche diverse istituzioni che si occupano della cosa, professori, uffici e associazioni Associazioni. che già esistono, che già si occupano della cosa, e capire quali fossero i punti comuni, le differenze e comunque avere la possibilità di fare rete, di conoscerci, perché noi crediamo che certi obiettivi non possono essere raggiunti da singoli autonomamente, quanto da gruppi che riescano a fare rete, che riescano a condividere quello che sanno e quello che fanno. L'elemento proprio bello era il fatto che spesso queste tematiche rimangono un po' di nicchia, se ne occupano persone singole, magari anche in gruppi più grandi. E invece proprio la cosa bella che sentivamo anche negli incontri era questo concentrato di persone super motivate che magari trovavano anche in questo luogo un momento in cui sentivano che il loro senso di urgenza, la loro voglia di fare era condivisa da altri ragazzi. Questo è sicuramente un motore molto forte che speriamo ci porterà anche avanti in futuro con altre idee e azioni pratiche. Quando è stato il momento di organizzare questi incontri, mettere in pratica quello che era il nostro progetto, ci siamo interrogati su quelli che fossero i temi che più ci toccavano, quali fossero gli ambiti in cui volevamo più informarci ed eravamo più curiosi o anche semplicemente meno informati al riguardo. Abbiamo individuato questi 3 temi, che erano l'ambiente, il cibo, la mobilità e i rifiuti. Abbiamo cercato persone che fossero già esperti in materia, che conoscessero l'argomento, abbiamo cercato dei professori dell'Università di Padova che studiassero
studiarselo l'argomento nei vari dipartimenti afferenti e abbiamo trovato una buonissima risposta. Abbiamo incontrato delle persone e delle associazioni che già avevano studiato l'argomento e che erano più che disposte a incontrarci e a condividere con noi la loro conoscenza, le cose che già sapevano. Li abbiamo invitati a queste conferenze e a questi incontri. All'inizio volevamo fare tutto, tutto di tutto, quindi il lavoro iniziale grosso è stato proprio quello di scrimare per arrivare a questi, ai temi che ha detto Leonardo. E poi veramente da sottolineare proprio l'entusiasmo anche dall'altra parte che abbiamo riscontrato e proprio anche spesso nei professori che in molti casi hanno voglia anche di comunicare questi argomenti ma non trovano dall'altra parte il modo per farlo. E quindi è stato sicuramente anche un modo per poter valorizzare le loro conoscenze che sennò spesso rimangono tra i docenti e perdono il valore che potenzialmente possono avere. Abbiamo trovato un terreno molto fertile, siamo più che soddisfatti di come si è svolta l'intero ciclo, perché abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, abbiamo conosciuto noi, abbiamo fatto conoscere e ci siamo conosciuti tra di noi, con altre persone, con altre associazioni, con altri organi, con una parte della Padova che lavora e che vuole approfondire, è interessata ad approfondire quelle che sono le tematiche ambientali. Siamo eccezionalmente soddisfatti di come del successo che ha avuto il progetto. Adesso ci stiamo interrogando su come continuare, su come andare avanti. Di sicuro tutto ciò di cui siamo venuti a conoscenza non lo terremo per noi e di sicuro non smetteremo adesso di informarci perché ci sono sempre cose nuove da imparare e ci stiamo muovendo, ci stiamo capendo. Adesso siamo nella fase in cui vogliamo capire come proseguire, qual è il modo migliore di proseguire, fatto tesoro di questa esperienza, capire cos'altro si può fare. Un punto di partenza che ci si è resi conto vorremmo fosse la base dell'inizio dell'anno prossimo e collegato un po' all'esperienza che è stata quella di quest'anno è quello di cercare di fare ancora maggior rete perché non solo Sustainability si sta occupando di sostenibilità in università, ma varie associazioni, vari gruppi di persone, di docenti e di studenti a vario titolo. E quindi quello che ci piacerebbe sarebbe proprio al fine di avere i risultati in maniera più efficiente ed efficace, fare in modo di organizzarci anche proprio tra noi, tra gruppi e associazioni diverse, al fine di coordinare anche l'azione su vari fronti.